Siamo con Perezzo Ghezzi, giornata di verifiche dopo le polemiche che sono seguite ai risultati di domenica delle elezioni. Giornata di verifiche, dicevamo, cos'è successo? Non sono polemiche, sono disallineamenti tra il dato analizzato, condiviso tra i membri delle singole sezioni elettorali e riportato nelle sedi elettorali e lo stesso dato risultante poi nella matrice finale del verbale. Quindi mi spiego meglio, i dati riferiti al candidato sindaco Ghezzi Pierezio e alle preferenze rispetto al sindaco indicavano in un seggio un valore sulla linea corrispondente alla preferenza del candidato e quello stesso valore che avrebbe dovuto essere riportato nella matrice finale del verbale è invece difforme. Sono stati analizzati tutti i seggi elettorali, sezioni elettorali stamattina dal magistrato che è presidente dell'ufficio centrale elettorale e che è stato convocato per la proclamazione dei due vincitori del ballottaggio. Abbiamo fatto le nostre, abbiamo presentato le nostre memorie difensive, il magistrato ha accolto e ha di fatto verbalizzato che esistono questi disallineamenti. Sono nella sostanza 15 o 16 voti che porterebbero alla vittoria me, e però non potendo a norma di legge modificare i verbali. Ha proclamato il dottor Toriani come e il dottor Barbieri i due contendenti del ballottaggio. Chi ha questa competenza? Quindi Il TAR. cosa si fa adesso? Quindi si fa ricorso al TAR. Quindi noi faremo in tempi strettissimi, penso, dobbiamo ricevere i verbali, fare richieste e ricevere i verbali dell'ufficio centrale elettorale e procedere immediatamente e con urgenza alla richiesta di riconteggio da parte del TAR. Sono tempi non brevi, è un intervallo di tempo che va tra qualche settimana e qualche mese. Quindi il ballottaggio si farà. Il ballottaggio si farà. Nel caso tutto ciò dovesse verificarsi corretto. Succede che decade il sindaco, viene nominato un commissario dal prefetto che indice nuove elezioni. Quindi si andrebbe eventualmente a nuove elezioni. Alle elezioni. Questo è il dato di fatto. Questo aspetto della legge italiana che distingue tra forma e sostanza, che non consente al magistrato di intervenire oggi per riconteggiare i valori, è, come dire, sicuramente uno spreco di tempo e uno spreco di energie. C'è un vuoto legislativo, immagino, su questo, oppure no? Non so se sia un vuoto legislativo, c'è un'interpretazione della legge che non consente, come dire, con facilità di ricontare i voti per evitare, penso probabilmente, continue riverifiche. Grazie. Grazie a lei.